partite da zero. Turati, tu sei un economista, chi meglio di te ci può far capire? Ravviso due o tre elementi che possono anche essere interessanti e che potrebbero essere dibattuti a vario livello. Mi pare che in questo intervento di liberalizzazione uno dei fattori più importanti sia quello della scorpora, dello scorporo della rete del gas. Ecco. Si sarebbe dovuto fare anche solo quello, comunque diciamo che è una manifestazione di principio abbastanza interessante e che tutto sommato potrebbe portare anche a una fattispecie operativa di un certo tipo. Insomma, questo la vedo come forse l'aspetto più essenziale. Da un punto di vista di diritto del lavoro, mi pare che l'elemento più interessante, e il segretario Casucci l'aveva sottolineato un paio di volte fa, sia quello della flessibilità, ma con una contropartita ad plus, non con una sminuizione. Mi sembra che il governo abbia presentato un qualcosa di simile, no? Quindi se effettivamente la flessibilità, che è poi quello che ci viene richiesto sostanzialmente dagli investitori esteri, ha da essere, ma ha da essere anche pagata in un certo modo, diversamente sarebbe uno svantaggio per i lavoratori. L'elemento che più mi preoccupa di tutto questo non sono tanto gli scioperi dei taxisti piuttosto che le serrate dei notai, eccetera, sono questi forconi, ma in particolare gli agricoltori, perché voi pensate che il settore agricolo in realtà adesso sta evidenziando delle criticità che sono assolutamente impressionanti. Io che gestisco anche un'azienda agricola da 25 anni ho ben presente la cosa e vi dico che un settore in cui quando io produco la farina, produco il grano e me la ritrovo con il prezzo, diciamo, del pane panificato che è di 12 volte rispetto al prodotto iniziale della materia prima, è un discorso che non sta economicamente. Aggiungendoci dell'acqua mi costa 12 un volte. Un po' di energia e un po' di forno, no? E un po' di sale, un po' di lievito. 12 volte, che è diciamo, il prodotto che ha maggior valore aggiunto in termini di rete di distribuzione. Torniamo quindi al discorso della rete prima. Quindi direi che il problema oggi come oggi andare veramente a razionalizzare il discorso delle reti. Il fatto che il primo ministro abbia parlato di un incremento del PIL del 10% credo sia stato travisato dagli organi di informazione, perché in questo caso non si tratterà di un incremento di PIL ma di una razionalizzazione della redistribuzione, nel senso che determinati redditi andranno a finire alle famiglie e verranno sottratti a determinati ceti monopolistici o oligopolistici, no? Se vogliamo sono circa 960 euro per famiglia che le associazioni dei consumatori stimano come risparmio delle famiglie. Che poi ci sia una resa di efficienza migliore effettivamente può essere, ma certamente questo non porterà a un incremento del PIL così. Ci sarà appunto una redistribuzione. Abbiamo parlato dei